Il primato solitario, per il momento il Taranto lo potrà solo immaginare. Il Manfredonia risveglia dal sogno la squadra di Papagni che pasticcia proprio nel giorno della diretta televisiva e della riapertura dello Iacovone. Si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse per la squalifica poi cancellata. Non tremano le gambe invece alla squadra di Franco 5, sempre più convincente in trasferta rispetto al cammino casalingo. Derby non bello ma subito vivace con la conclusione di Mignogna che Maggi riesce a smanacciare. Immediata è anche la risposta del Manfredonia con una botta in aria di rigore di Coccia deviata in calcio d'angolo. C'è più Taranto nel primo tempo senza che i padroni di casa mettano mai in seria difficoltà il Manfredonia. Maggi fa buona guardia sul colpo di testa di Clemente, servito da Molinari, e ringrazia la buona sorte quando vede stamparsi sul palo la conclusione dalla distanza di Carlotto. È il momento migliore per gli ionici che costruiscono ancora un paio di azioni con la girata di Molinari, parata a terra da Maggi, e il colpo di testa sotto porta di Riccio che non sorprende il portiere Sipontino. Il Manfredonia non si disunisce e al primo vero affondo passa del prete serve la porta che in diagonale firma il vantaggio. È un colpo al quale il Taranto non reagisce, tanto da rischiare in avvio di ripresa ancora su una conclusione al volo di la porta. Il diagonale alto di Carlotto è la conferma di un Taranto con le idee confuse che solo al ventitresimo riesce a costruire un'azione che coincide con il pareggio. Sul calcio d'angolo e balistreri a saltare più in alto di tutti. È un lampo nel pomeriggio dello Iacovone, offuscato dal pasticcio finale di Marani e Riccio. Carminati ringrazia e infila a porta vuota il gol che rilancia il Manfredonia e spezza i sogni da primato del Taranto.